Agriturismo il gelso delle Maitine a Pesco Sannita, a poca distanza da Pietrelcina, nella provincia collinare di Benevento. Il paesaggio e la natura di questi luoghi, il forte senso di ospitalità e la conduzione familiare di Bartolo e Antonietta sono una garanzia per il vostro soggiorno. Per le tradizioni e l'attaccamento al territorio, forte è il desiderio di diffondere e condividere la cultura e i tesori di questi luoghi. Da questa aspirazione nasce De Arte Venandi Cum Avibus, saletta multimediale didattica con foto e documenti di carattere naturalistico e paesaggistico. Il gelso delle Maitine, in contrada Maitine a Pesco Sannita in provincia di Benevento. Telefono 0824 98 11 57 339 200 04 26 www.ilgelsodellemaitine.it. Il gelso delle Maitine, gusto, natura e oltre. Messaggio rivolto ai commercianti e agli operatori del mercato. La pubblicità locale è una insostituibile fonte informativa che il consumatore ha per scegliere i luoghi dove si compra bene e a prezzi anticrisi. Sono gli ascoltatori delle radio locali i più affezionati clienti del mercato della tua città. Per vincere la crisi delle vendite, non affidarti agli stregoni della pubblicità e delle varie indagini d'ascolto. Scegli la tua radio locale. Sei sintonizzato su una delle emittenti più ascoltate del tuo territorio. Messaggio certificato dall'AREA, Radio Televisioni Europee Associate. Ufficio stampa Simpress 44, insieme per comunicare. Promozione di eventi, festival, nuove produzioni, progetti culturali e consulenze. Simpress44.com, un nuovo modo di comunicare insieme. October Jazz Festival 2010. Dall'8 al 29 ottobre, al CSA Depistaggio in via Mustiglia a Benevento. Venerdì 8 ottobre, Alessandro Tedesco, Low Frequency Quartet. Sabato 9 ottobre, Chaos Conspiracy. Sabato 16 ottobre, Raffaele Casarano, Argento Live Set. Sabato 23 ottobre, Niccolò Faraci. Giovedì 28 ottobre, dall'Ungheria, Singas Project. Venerdì 29 ottobre, Depistaggio Workers Band. October Jazz Festival 2010, dall'8 al 29 ottobre, al Centro Sociale Depistaggio, in via Mustiglia a Benevento. csadepistaggio.org. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Si chiama Inception. Dal regista di Il Cavaliere Oscuro. Noi creiamo il mondo del sogno. Portiamo il soggetto dentro quel sogno e lui lo riempie con i suoi segreti. Voi vi infiltrate e li rubate. Esattamente. Leonardo DiCaprio, Inception. La tua mente è la scena del crimine. Dal 24 settembre al cinema. Molti imparano a ballare, altri sono nati per farlo. Non è mai stato così vicino, non è mai stato così reale. Step Up 3D, quest'anno balla con noi. Dall'8 ottobre al cinema. 30 anni fa erano amici per la pelle, adesso hanno deciso di rincontrarsi. Iggy! Ah, ehi, come va, Lenny? Oh, e questa deve essere tua madre? Mia moglie. Adam Sandler e Salma Hayek, un weekend da bamboccioni, dal 1 ottobre al cinema. Fino a una settimana fa, Roy Miller era l'agente sotto copertura più fidato del mondo. Una missione che lui non avrebbe dovuto compiere. Un segreto che lei non avrebbe dovuto conoscere. Io non so proprio a cosa credere. Nulla può unire due estranei più di dover fuggire insieme. Forse non sono stato abbastanza chiaro, ma noi dobbiamo restare insieme. Con Tom Cruise e Cameron Diaz, Innocenti Bugie, dall'8 ottobre al cinema. Scegliere di andare al cinema non è mai stato così facile. L'applicazione Coming Soon Mobile per i cellulari offre la programmazione completa delle sale cinematografiche di tutta Italia. Cerca il film che vuoi vedere nell'elenco sempre aggiornato. Leggi la trama, guarda il trailer e trova sulla mappa il cinema più vicino a te. E se la sala dispone del servizio ticketing, prenoti direttamente il biglietto. Richiedi gratuitamente Coming Soon Mobile inviando un SMS al numero 335 12 19 555 con scritto cinema. Con Coming Soon Mobile, il cinema è a portata di mano. È assolutamente gratuito. Gli unici costi a carico del cliente sono quelli di connessione e dipendono dal proprio piano tariffario. Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Rock City Nights. Rock City Nights. Is there anybody alive out there? This is Radio Nowhere.
Buonasera e benvenuti, bentrovati, bentornati a Rock City Nights. Un saluto da Donato Zoppo. Torniamo in onda, oggi è lunedì 11 ottobre, torniamo in onda con la quarta edizione di Rock City Nights, edizione 2010-2011 di questo nostro programma che ormai, come abbiamo detto, va avanti dal 2007. Abbiamo concluso la precedente edizione alla fine di maggio. Io sono tornato in radio, ho trovato tutto uguale tranne il nostro direttore, che è sempre più bello, sempre più esimio et egregio. Buonasera. Lei, oltre ad essere il festeggiato, le rinnovo gli auguri soprattutto per il suo compleanno, ma anche per questa nuova stagione di Rock City Nights. È sempre un buon gustaio, perché i compleanni passano, ma Rock City Nights resta nella certamente. Storia anche Zoppo per fortuna resta con noi, Non so se quel per fortuna va bene. Tra l'altro con la t-shirt dei Chaos Cospire. Sì, quindi stasera sono andato al concerto al CSA di Pistaggio sabato e non la tolgo di dosso da allora. Bravo, poi presto intervisteremo anche loro. Certo. Allora, come va direttore? Va tu bene, hai cominciato più che altro, poco tempo fa, no? Io vabbè sono già un po' rodato per la nuova stagione. Lei oggi invece inizia una nuova annata di Rock City Nights, spero ricca di successi almeno quanto quella scorsa. Ah, speriamo. Come si dice, che la squadra vincitrice non si modifica, per cui abbiamo tenuto la stessa scaletta dell'anno scorso. Esatto. Lunedì sera, come questa sera, la nostra rubrica si chiama Italia Rock, della rubrica che seleziona tre tra le più interessanti novità del rock italiano. Il mercoledì sera abbiamo il Soli Rock and Roll, che è la nostra rubrica contenitore sul rock italiano internazionale, sulle novità e sulle interviste. Abbiamo poi, ecco, le interviste mercoledì. E poi il venerdì sera, come sempre, Time Machine, la macchina del tempo. Facciamo un salto nel rock del passato. Anche quest'anno avremo un po' di interviste, ma a cominciare poi dal 2011, i consueti approfondimenti sui 40 anni che ci separano dal 1971. Ragazzi, che bello. Tra l'altro siamo anche in webcam, una webcam rinnovata, doppia, no? Webcam. Una doppia webcam, due telecamere, una nuova regia, curare la parte video di Radio Città, ammesso che possa esistere una parte video di una radio. Noi ce l'abbiamo grazie alla nostra web TV che riprende in diretta tutto ciò che avviene durante i programmi di Radio Città come Rock City Nights. La webcam principale inquadra tutti noi, quella di servizio invece è puntata sul nostro Enrico Falbo, ecco, l'ospite di stasera di Rock City Nights, che saluto, nostro cittadino. Vi presenteremo ufficialmente tra pochissimo. Esatto, perché... per adesso ammirate la sua bellezza in webcam, poi capirete perché qui, ecco. Allora, noi dobbiamo partire, vi devo ricordare prima che siamo on air 95.80, perché è nel Sannio, in parte dell'Irpinia anche, no? Sì, anche parte del Basso Casertano, se per questo possono ascoltarci anche nel versante foggiano. Ho scoperto anche in Molise, anche fino in Molise. A Sepino, sì. Siamo anche di Campobasso, nelle zone molisane, e stavolta, quest'anno, riusciremo anche a sfociare un po' più in territori ancora arcani per noi. Oh, ecco. Bello, stiamo lavorando per voi. Benissimo, questa cosa del territorio arcano in certo. qualche modo mi mi esalta. Devo fare però anche io dei saluti, scusa, prego, non ti interrompo prego, più, ci mancherebbe. Al Dark Side of Rock City Nights, ma anche una delle menti di questa trasmissione, che è la nostra Franci Crispillo. Ma io la saluto. Che era lì appollaiata sul nostro divano. Come si fa a sfuggire al nostro divano? Io Crispillo cara, bentornata. Buonasera a tutti coloro che sono in ascolto, a te Donato, ciao. Al quale faccio gli auguri, anche se lui detesta gli auguri, quindi non glieli vabbè, faccio. Hanno fatti, 25 anni vengono una volta sola. Sì, esatto. 26 per la precisione. 26. E soprattutto al direttore che ci manca tanto, e Rock City Nights è anche l'occasione per stare un po' con lui. Calla, meno male, va. Sono io contento. Devo salutare Angelo Torre, fan numero uno, che già che è già on air, ciao. O meglio, che ci sta ascoltando via web. Infatti ricordiamo che potete ascoltarci in audio e video streaming andando su radiocitta.net, che è il sito dal quale si diramano tutte quante le applicazioni. Ricordo i contatti se volete chiamare in redazione 0824 31 3673, se volete scriverci degli sms 329 2171 661, se volete scriverci l'email radiocitta@gmail.com, esatto. Oppure direttamente dal sito radiocitta.net. Poi c'è la nostra applicazione in Facebook con la quale potete ascoltarci, esatto. Vederci e fare anche richieste, basta indicizzare nel motore di ricerca di Faccia Libro Radio Città Benevento come applicazione. Molto molto bene, caro direttore. Allora noi cominciamo la puntata di questa sera, lunedì 11 ottobre. Rock City Nights comincia con una delle realtà più interessanti degli ultimi anni. Sto parlando degli OJM, che hanno pubblicato da pochissimo questo loro nuovo album, il terzo, il quarto se non sbaglio, poi ce lo racconteranno loro. Si chiama Volcano e si apre con questo brano, Welcome. We'll be right back.
Questo è Welcome, il brano che apre Volcano, il nuovissimo album degli OJM. Abbiamo ai nostri microfoni Max. Ciao Max, buonasera. Buonasera a voi. Complimenti per questo nuovissimo album Volcano, davvero una botta di granitica energia. Vorrei che tu ci raccontassi un po' come siete arrivati alla pubblicazione di questo disco per la Go Down, tra l'altro, è l'ennesimo tassello della vostra discografia, che io ricordo già dagli esordi con Paul Chain era più orientata verso sonorità stoner più oscure, poi nel corso degli anni siete andati, avete reso un pochino più solare, movimentata questa vostra formula rock. Cosa ci racconti allora? Come nasce questo disco? Beh, questo disco nasce un anno fa, esattamente un anno fa, quando abbiamo cambiato formazione, che è uscito Alex, che era il chitarrista del disco precedente, e è entrato Stefano Paschi, che è il tastierista e bassista di questo album e anche sì, della formazione che c'è adesso, degli OJM. E è nato tra tante improvvisazioni fatte con lui e tanti riff costruiti anche da Andrea, costruiti da me, dal cantante. Ognuno di noi portava qualche idea in sala prove, sì, e da lì siamo andati avanti fino a dicembre, che abbiamo fatto il primo demo per noi, per capire se i pezzi erano pronti, e poi da lì è nata la collaborazione con Leo della Go Down, che ci ha chiesto di fare questo disco ancora per Go Down, il terzo che facciamo insieme, sì, e ci ha detto perché non inviate il materiale a Dave Catching, che io ci ho già parlato in passato, magari potete fare qualcosa insieme, e da lì abbiamo spedito i pezzi via mail, e c'è risposta, è nata la collaborazione, e dopo tutto il resto è arrivato Vulcano. Senti, soffermiamoci un po' su Dave Catching, che è un personaggio chiave nella storia dello stoner rock, nella storia e nell'evoluzione dello stoner rock. Questa collaborazione ci hai raccontato come è nata, ma poi Dave Catching che cosa ha fatto per voi e per questo disco? Beh, per noi il problema principale che è nato con Dave Catching è stato che non è arrivato, perché il volo aereo è stato annullato per colpa del vulcano islandese, sì, per cui il nome del disco Vulcano. E però abbiamo lavorato tramite Skype, sì, tramite internet, quei pezzi, e lui ci ha dato una mano non sulla composizione di riff, ma su il modo in cui sono stati fatti i pezzi, tipo, non so, ci ha dato dei consigli in come tagliare i pezzi sui riff, il ritornello, e poi ha suonato all'interno il Moog e anche dei pezzi tipo di chitarra all'interno del disco, insomma. Senti, che differenze ci sono fra questo Volcano e i vostri precedenti album? Ma la differenza che noto di più è che c'è per la prima volta il Lemon, sì, l'organo, e magari forse la voce è più orecchiabile. A volte siamo riusciti a dare avendo la nostra potenza stoner come agli esordi, in questo album però siamo riusciti a dargli un po' di una linea vocale più orecchiabile, insomma. Certo. È venuto fuori naturalmente, sì, da quello che mi dicono, sì, quello che sto ascoltando. E noi concordiamo, infatti poco tempo fa hai fatto un'intervista anche con il nostro direttore qui a Radio Città, e penso che poi il responso sia stato lo stesso. Senti, voi in passato avete collaborato con altri grandi nomi, quindi non c'è solo Dave Catching nel vostro curriculum, ma anche Brent Bjork, Mike Davis, che era il produttore degli MC5. Che cosa si apprende da queste grandi personalità, straniere? Quanto sono state utili nella vostra crescita e nel vostro suono? Beh, sono stati utilissimi dal punto di vista umano, e anche il modo in cui vivono loro la musica, che è il loro lavoro principale, non come per noi che è il nostro secondo lavoro, sì, da 10 anni. E più che altro ci siamo trovati bene proprio dal punto di vista umano, nel parlare delle cose normali insieme a delle persone che hanno dato tanto alla storia del rock, e
studio ti senti più più tranquillo, perché hai qualcuno che ti indirizza nella strada giusta e anche ti fa capire com'è veramente la vita rock, che sembra che tutti sono rockstar, però alla fine è ancora più dura, più avanti vai più dura è la cosa. Certo. Perché quando hai fatto un disco e va bene il disco, poi dopo 2-3 anni devi rifarne un altro e c'è ancora la paura di andare avanti, e loro magari ci hanno insegnato a rimanere sempre più piedi per terra, a essere umili come lo siamo adesso e andare avanti, che importante è la musica, poi il resto viene da sé, insomma. Queste qua sono le cose principali, certo, insomma, che abbiamo imparato. Senti, immagino che una band come gli OGM sia punti principalmente ad esprimersi dal vivo. Voi infatti un paio d'anni fa avete pubblicato anche un album live. Da questo punto di vista, che novità ci sono? Avete in progetto concerti? Sì, adesso siamo proprio in questi mesi, abbiamo appena fatto i primi 6 concerti che hanno toccato Pescara, abbiamo fatto Verona, Cesena, Treviso, Brescia, e poi andiamo avanti fino a fine anno, passiamo per Roma e tutta l'Italia, a parte ci manca il sud, che penso lo faremo a febbraio o in aprile, perché in marzo andiamo all'estero, andiamo a fare 10 date tra Germania e Austria. Bene. Senti, in questi numerosi concerti che fate, quindi sia in Italia che all'estero, ti è capitato di vedere qualche band che ti ha colpito in modo particolare? Hai qualche nome da consigliarci, sia di italiani che stranieri? Beh, sabato sera ho suonato una band prima di noi di Verona, si chiama Kyland. Sì. E mi sono piaciuti parecchio. Sì, una band che non ha neanche mai pubblicato un disco, però ha una buona energia, spero che di rivederli e vedere una crescita su di loro. Poi altri gruppi, soprattutto nella nostra etichetta Go Down, ci sono gli Small Jacket, ci sono una marea di gruppi, sì, che si possono trovare nel sito, che secondo me non si può dire che non si sente neanche che sono italiani, è che se è un gruppo americano o inglese, a volte la gente magari ascolta più i gruppi stranieri, sì, no? E non sta qui a ascoltare i gruppi italiani, però in Italia ce ne sono tanti che hanno un buon sound e dal vivo spaccano. Max, grazie di cuore, noi ti auguriamo tanta fortuna, in bocca al lupo per i prossimi concerti, speriamo allora di vedervi presto al sud. Ricordiamo ancora Vulcano, il nuovo album degli OJM, ascoltiamo un altro brano che si chiama Disorder. We'll be right back.
E questa era Disorder, tratta da Volcano, il nuovissimo album degli OJM. Loro, questo disco è stato prodotto da Dave Catching, che è un personaggio storico nella scena stoner rock, non soltanto per tutte le collaborazioni parallele ai Caius, l'Orchestra del Deserto, ma anche per i Queens of the Stone Age. Il disco è pubblicato dalla Go Down, che è un'etichetta molto molto attiva in ambito stoner garage. Allora, il sound misterioso e un po' psichedelico che sentite in sottofondo proviene da questo album, ve lo facciamo vedere anche in webcam, che si chiama Canti Silvani di Enrico Falbo, che abbiamo qui con noi in studio. Eccolo lì, chi è in webcam lo può vedere di spalle. Ciao Enrico. Allora, noi abbiamo voluto ospitare Enrico in questa prima puntata di Rock City Nights, non soltanto perché è un talento sannita, per cui ci fa anche piacere, insomma, avere musicisti delle nostre parti, ma anche perché quest'album Canti Silvani a me è piaciuto tantissimo. Allora facciamo una cosa, prima di intervistare Enrico vi facciamo ascoltare proprio il brano che apre il disco, che dà il titolo a questo lavoro, che è proprio Canti Silvani. Thank you.
questo è Canti Silvani, il brano che apre il disco Canti Silvani di Enrico Falbo. Abbiamo ancora 5 minuti prima della pubblicità. Enrico, cominciamo a parlare un po' di come nasce questo tuo lavoro. Noi ti conosciamo per il tuo passato con i Lamia, il presente col Cielo di Baghdad, e poi c'è questa, non so se è una parentesi, una pausa, comunque questa avventura solista. Sì, diciamo che vabbè, sempre un po' difficile, prima ne parlavo, quindi parlare della propria musica, sì, eccetera, però dico, per me Canti Silvani rappresenta un rappresenta quello che attualmente sono dal punto di vista musicale, artistico, quindi è il mio primo disco autoprodotto, sì, e nato così nella mia stanzetta, in un certo senso, nato così, registrato a casa, quindi è un homemade, no, certo, in casa, diciamo. Però ovviamente ricco, almeno per quanto mi riguarda, di tutto ciò che mi appartiene in modo profondo. Quindi mediante questo disco ho cercato solo, cioè, di esprimere il mio mondo sonoro e il mio mondo, diciamo, un po' da visionario. Ispirandomi un po' alle ambientazioni magiche, un po' del folklore anche nostrano, e soprattutto mi hanno ispirato i boschi, i paesaggi di questi luoghi. Sì. Difatti, guarda, questa è una cosa che mi interessa molto approfondire, perché diciamo che si ha un'immagine del Sannio forse meno magica e meno fatata di quello che si pensano, anche perché la musica tradizionale sannita, come quella poi del sud Italia, è molto più festosa, sì, pur nascendo da, non certo, so, da un ambiente, come dire, tradizionale e campestre o contadino. Nel tuo caso invece i boschi, qui ringrazio ad esempio le aurore, i tramonti del Sannio, il bosco di Montemale. Sì, il bosco di Montemale, raccontaci la strada che faccio quando quando torno a casa e quando, sì, esco, insomma, che è situato tra Apice e Sant'Arcangelo, sì, il paese nel quale vivo, Sant'Arcangelo Trimonte. Sì. E anche non solo perché ha dato i natali a Enrico Falbo, ma anche perché di già c'è un invaso, sì, abbastanza importante per lo smaltimento dei rifiuti. Infatti, purtroppo. La storia vuole anche che molto del disco, diciamo così, richiami anche, sì, questa situazione in un certo senso. Purtroppo drammatica, però, che comunque c'è, purtroppo. Cioè, ciò dimostra che comunque, voglio dire, i piccoli paesi subiscono le gravi conseguenze del globale, della crisi globale, certo, che c'è, e quindi noi ce la ritroviamo davanti casa praticamente. Cioè, il disco è anche un richiamo a vivere un po' la natura, sì, no? Sì. Certo, per me diciamo le selve, i boschi rappresentano il luogo misterioso nel quale qualsiasi cosa veramente, cioè, magicamente possa esistere, cioè questo credo. Che è quella dimensione che poi, tra l'altro, oggi abbiamo anche un po' dimenticato. Non a caso siamo sopraffatti forse un po' anche dal timore, no, del quasi la natura oggi un po' ci spaventa, cioè, proprio perché magari non la viviamo in quell'armonia come quando poteva essere alle origini, insomma, certo, no? Magari ovviamente mi piace vedere in questo un lato sognante, magico, e ho provato a immaginare come potesse essere, per esempio, la musica delle creature magiche che possono abitare questi boschi, no? Quindi gli elfi. Quindi un titolo come Canti Silvani, Canti Silvani è assolutamente si ispira un po' adeguato a questa dimensione, diciamo, questa dimensione piuttosto magica e fiabesca. Va bene, comunque, allora ti facciamo anche due, sì, cose, se non le sai, poi non, sì, ti interrompo più, giuro. La prima è che Enrico Falbo era anche la voce e chitarra di Chaos Conspiracy, indosso, sì, stasera, vero, la maglietta nella prima formazione, sì, sì, che saluto con quell'occasione, sì, di salutarli e poi Enrico Falbo ringraziarli sempre, ha anche scritto un libro, sì, che ti consiglio, tra l'altro, molto interessante, anche questo me lo al di là, sì, sì, giusto? Sì, 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 abbiamo una raccolta di racconti, una raccolta di racconti, sì. Quindi magari l'ideale sarebbe leggerli con in sottofondo i Canti Silvani. Va bene, dai, direttore, andiamo in pubblicità e poi proseguiamo con Enrico Falbo. Sono, grazie, d'accordo con lei. Bene. Radio Città. Spot. October Jazz Festival 2010. Dall'8 al 29 ottobre, al CSA De Pistaggio in via Mustilli a Benevento. Venerdì 8 ottobre, Alessandro Tedesco, Low Frequency Quartet. Sabato 9 ottobre, Chaos Conspiracy. Sabato 16 ottobre, Raffaele Casarano, Argento Live Set. Sabato 23 ottobre, Niccolò Faraci. Giovedì 28 ottobre, dall'Ungheria, Singas Project.
Venerdì 29 ottobre, depistaggio Workers Band. October Jazz Festival 2010, dall'8 al 29 ottobre, al Centro Sociale Depistaggio, in via Mustilli a Benevento. csadepistaggio.org. Ufficio stampa Simpress 44. Insieme per comunicare. Promozione di eventi, festival, nuove produzioni, progetti culturali e consulenze. Simpress44.com, un nuovo modo di comunicare insieme. File, attese estenuanti, carte bollate, timbri. La pubblica amministrazione sta cambiando. Con la PEC, la posta elettronica certificata, puoi partecipare a concorsi, richiedere e ricevere certificati direttamente dal tuo PC, con email che hanno lo stesso valore della raccomandata. Professionisti e imprese già lavorano con la PEC. Comincia anche tu. Richiedi gratuitamente agli uffici dell'INPS e dell'ACI la tua casella di posta elettronica certificata. Una pubblica amministrazione moderna ed efficiente è un diritto. Usa la PEC. Trovi gli indirizzi delle amministrazioni sul loro sito web. Sei un artigiano, un commerciante, un imprenditore? Allora ti chiediamo 30 secondi del tuo prezioso tempo. E in un periodo difficile come questo, i consumatori sono disorientati ed allora è necessario far giungere loro messaggi chiari per sostenerli nelle scelte. La radio locale conosce bene i consumatori del tuo territorio, arriva nelle loro case quotidianamente e fedelmente. Se hai bisogno di fare comunicazione, scegli il mezzo radio, ma soprattutto scegli la radio locale, che non ti vende sondaggi ed è fedele compagna dei tuoi futuri clienti. Spot a cura dell'Area, Radio Televisione Europee Associate. Rock City Nights. Rock City Nights. Torniamo con Rock City Nights, ore 22.02, lunedì 11 ottobre, la prima puntata di questa nuova edizione. E il Benevento vince 2-0 a Cosenza, lo dico giusto per dovere di cronaca. Quindi potenzialmente Rock City Nights porta fortuna al... Beh certo, anche Falco, scusami. Poi ci tengo a salutare un po' di gente che scrive, prego. Tipo il nostro Turembo che scrive solo il suo nome tramite aria richiesta del nostro Turembo sito. Ma Turembo è nome e cognome contemporaneamente. Esatto, sì. Poi sì, salutiamo anche Nicola Odicino, un bacio, grazie. Mitico perché... Nicola Odicino. Nicola Lodicino che ci segue anche oggi, la nostra Ermuccia, un bacio anche a Jobok che dice mitico Montemalo e poi ti fa gli auguri. Grazie, essendo Jobok grande, cioè urge un bacio grande. È vero, come cinghiale il pennello, cioè, sì, più o meno la teoria è quella. Poi salutiamo anche due presenti in studio, teste arrivati. Direi di sì. Il nostro, io lo chiamo sempre Zibuletti, ma è giusto chiamarlo Zibuletti oppure... Puoi chiamarlo Zibuletti... anche Zammi se vuoi. Anche Zammi? Sì, come preferisci. Perché io ricordo che Zibuletti poi è una sorta di entità. È sopra gli uomini Zibuletti, è uno che osserva. È un'entità superiore. Come l'occhio di Sauron. Che... Sì, vabbè, allora continuerò a chiamarlo Zibuletti, ciao, che è autore anche di una sorta di rubrica. Di una fortunatissima e premiata rubrica, sia in versione telematica che radiofonica. Sì. Nella versione telematica si chiama Che titolo, la trovate a beneventanomaniera.it. Nella versione radiofonica del RCP ogni lunedì c'è Freddo di Stampa, molto, il molto meglio bene. Del peggio degli articoli dei giornali sanniti. Sì. E poi abbiamo adagiato sul mitico divanetto di Radio Città il nostro Vincenzo Dente, meglio noto come Tex. Ecco, esatto. Lì che è venuto a salutarci. E ci in tengo occasione... a sottolineare che tutti i migliori sono nati ad ottobre. Volevo dire sì, perché da poco ha festeggiato anche lui il suo 15° anno di età. E gli rinnovo gli auguri. Auguri retroattivi. Allora, noi proseguiamo. Però prima devo ricordare i nostri contatti. Ah, scusa, saluto anche Michelangelo Iossa. Però per motivi, salutiamo Michelangelo, sì, che è onnipresente anche quando non lo è. Per cui va sempre dignitosamente salutato. Allora, vi ricordiamo che per chiamarci in redazione il numero è 0824 313673. Per scriverci messaggini il numero è 329 2171 661. Ricordo che è anche per questa edizione, essendo il suo programma che parla principalmente di rock, lei non riceve messaggini ma fottuti sms. Lo so, ma sai, la prima puntata una parte morbido, poi dopo si allarga. Ci vuole un po' carota, un po' bastone. È vero, sì, è vero. Allora fate le nostre fottute telefonate anche, perché ricevamo solo messaggini o messaggi, mai nessuno che chiama in redazione, no? Niente, è vero. Chiamate 0824 313673, oppure siamo in Facebook, ci seguite anche via web, audio e video streaming da radiocitta.net. Prima, nella pausa pubblicitaria, stavamo parlando della magia di certi luoghi del Sannio, in particolare di Montemale, che era il vecchio nome di Sant'Arcangelo, il paese del nostro Enrico Falbo, che è ospite in questa metà trasmissione. Stiamo parlando infatti di Canti Silvani. Entriamo un po' anche nel discorso musicale di Canti Silvani, tuo primo album solista. Cosa c'è di diverso rispetto ai Lamia e al Cielo di Baghdad? E anche ai Chaos Conspiracy, dei quali hai fatto parte. Vabbè, comunque ovvio che ho fatto, cioè c'è comunque
quelle esperienze per me sono state fondamentali, perché mi hanno portato anche a concepire questo che considero comunque un altro tipo di musica, sì. Perché c'è, cioè, completamente un percorso diverso, certo. In quanto comunque gli strumenti utilizzati sono per la maggior parte acustici e classici ed esotici, certo. Tra cui per esempio c'è, cioè, il taisho koto, che è uno strumento orientale, una sorta di arpa, una specie di, cioè, uno strumento a corda che ha dei tasti simili alla macchina da scrivere e si pizzica in pratica. Bene. E poi ho usato l'armonium, che è uno strumento utilizzato nella musica sacra, sì, orientale, e poi è comunque uno strumento di musica, diciamo, antica, non, sì, certo. Poi hai usato il sarangi, poi c'era una telefonata che trionfava negli anni 60. Pronto? Una telefonata, chi è? Pronto? 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 Sì, io riconosco questa voce. Ciao Donato, ciao ragazzi. Ciao, siamo al telefono con Angelo Torre, esatto, che è il fan numero uno di Rock City Nights e di Radio Città in generale. Beh, grazie Angelo. Ciao Angelo. Ciao ragazzi. Ciao. Ti aspettiamo qui, eh? Eh sì, prima o poi ci arriverò, no? Devi. Io sono l'ambasciatore del Benevento in terra straniera. Bravo. Senti, quindi, comunicazioni di servizio per Angelo, quella cosa che dovevo dare a Tex, calla, purtroppo non l'ho portata, ma Tex è qui, non so se vuole venire a fare un saluto, a mostrarsi in webcam. Che sorpresa, esatto. Tra l'altro con Tex ci dovevamo incontrare a Genova, soltanto che sono rimasto bloccato con la schiena, quindi non mi sono potuto muovere. Caramba, che sorpresa! Tex è qui. Ciao Angelo. Ciao Vincenzo, ciao, grande. Vedi, la radio di servizio, com'è importante far, esatto, incontrare le persone. Sì. Sì. Poi vi scambiate un bacio. Oh, grazie, ma non so cosa mi deve dare Donato, ma grazie comunque. Forse prima o poi riusciremo, insomma. Qualcosa di buono, dai. Grazie, comunque, un abbraccio Angelo. Ciao Angelo, ragazzi, grazie Angelo. Grazie, a presto. Buona scuola, ciao. Allora, torniamo col nostro Enrico Falbo. Dicevamo degli strumenti che hai usato. C'è anche il sarangi, che era uno strumento che trionfava insieme al sitar negli anni 60. Ad arco della musica indiana, sì, che ha 30 corde di risonanza e più 3 corde in budello di animali, di capra, certo. Senti, come hai fatto poi a suonare tutto da solo? Cioè, quanto tempo ci hai messo e come si sono svolte le sedute? Questo disco è venuto fuori nel giro di 2 anni. Da solo ho composto ed eseguito le musiche, quindi le ho registrate. Poi il messaggio Factotum. Sì, però il messaggio è stato fatto al Grande Mago Studio, che la factory, diciamo, ufficiale degli artisti sanniti. Esatto. Fatemi salutare gli amici del Grande Mago. Colgo pure l'occasione, salutiamo, di ringraziarli, Giulio Cestrone, Marco Boscaino, che comunque con me hanno condiviso tante cose e stiamo anche continuando a condividerne altre. Per quanto riguarda le altre... Poi aggiungendo il mio sapere, non so se avete detto, Enrico è anche parte integrante del cielo di Baghdad. Sì. È stato, sì, detto prima. Adesso sì, infatti. Senti, stavamo dicendo quindi di questi strumenti che hai usato. Indubbiamente quando un musicista ha a che fare con la propria musica cerca il più possibile magari di isolarsi per non far venire fuori influenze, riferimenti. Nel tuo caso però, ecco, ci sono, non so, degli artisti particolari che in qualche modo ti porti dietro, non solo come ascolti ma anche come affetto, che pensi poi siano emersi nella composizione? Diciamo che comunque l'impulso del disco secondo me è rock, anche se comunque è un rock espresso in un modo completamente diverso, proprio, sì, perché ho usato questi altri strumenti. La sperimentazione secondo me è stata proprio quella, cioè forse l'unica regola che mi sono dato a priori è stata quella proprio di utilizzare strumenti che tra loro difficilmente hanno avuto occasione nell'ambito della tradizione di suonare, sì, di suonare insieme. Quindi in un certo senso il mio approccio è stato non tradizionale, cioè non mi piace utilizzare gli strumenti facendo musica, diciamo, tradizionale, quindi etnica in un certo, sì, senso. Ma preferisco un approccio più ancestrale, diciamo, nell'espressione artistica e musicale. Cioè, quindi preferisco utilizzare gli strumenti come se fossero delle fonti sonore, certo, in sé. Quindi cercare appunto
di utilizzarli magari con effetti, per esempio campionando, non lo so, cioè, per fare un esempio, la viola può diventare anche uno strumento a percussioni a un certo punto, cioè, quindi mi piace proprio concepire lo strumento come un mezzo, non come un fine. Senti, altre cose rapidamente, i disegni e la copertina che sono molto molto interessanti, chi li ha realizzati? I disegni li ha realizzati una mia cara amica Antonella Angelino, che pure colgo l'occasione di ringraziare. E anche lei si ispira molto comunque a questo immaginario fantasy fiabesco, cioè proprio quindi attraverso i disegni. Sì. E poi il progetto grafico è stato realizzato da Scura Art e principalmente poi da Sara Zagarese, che pure colgo l'occasione di ringraziare. Così come pure colgo l'occasione di ringraziare Archi Attack per Giorgio Romano, proprio perché abbiamo realizzato, vorrei dire Zibuletti no, perché mi suonava strano per Giorgio Romano, cioè anche per le altre collaborazioni fatte tra installazioni e musica, e soprattutto poi per il recinto musicale realizzato davanti al Morgana proprio la sera della presentazione del disco Canti Silvani. Senti, a proposito di live, questo è un progetto solo di studio oppure pensi di portarlo dal vivo? Questo, allora, proprio i Canti Silvani credo che sia molto difficile per me portarlo dal vivo, anche perché ho dei limiti dal punto di vista, cioè mi servirebbero comunque dei musicisti, cioè un bel po' di orchestra ci vorrebbe, in effetti credo che in questo sono un po' limitato, però ho pensato alla composizione in sé, alla musica in sé, e quindi non mi sono lasciato condizionare da questo, cioè dall'eventuale realizzazione live delle musiche. Però non si può mai sapere in futuro, magari se riuscirò a mettere insieme una piccola band, te lo auguriamo, oppure comunque proseguirò comunque da solo per altre strade, magari cercando, non lo so, di pensare anche al live questa volta. Senti, noi vogliamo ascoltare un altro brano, così chiudiamo questo spazio di intervista con Enrico Falbo. Il brano è Enosis, vuoi presentarcelo? Enosis vuol dire unione, l'unione mistica, in cui l'individualità si fonde col tutto, quindi con l'uno in senso neoplatonico, diciamo. Grazie mille Enrico Falbo, questa è Enosis. Thank you.
Enosis, questo era Enrico Falbo dal suo Canti Silvani. Ringraziamo ancora Enrico e vi suggeriamo l'ascolto. Grazie davvero di cuore. Il bello di Rock City Nights è che si passa dallo Stoner Garage degli OJM, questa sorta di musica acustica psichedelica di Enrico Falbo, a rock and roll dei Formentera Lady, una band che proviene da Bologna. Ha pubblicato questo album che si chiama proprio Formentera Lady. Ve lo presentiamo con Arem. Ci sarebbe un messaggio, se prego, vuoi, perché arriva abbastanza da lontano. Flaviano, sì. Possanzini anche firmato. Dall'Umbria. Ground Wave, le cose cambiano. Dice un saluto dall'Umbria a tutti gli ascoltatori. Così, giusto prima di faremo ascoltare prossimamente Ground Wave, perché lui ci ha mandato il disco già un po' di tempo non fa. Non mancheremo. Allora vi ricordiamo ancora Formentera Lady, Arem. Arem, loro sono i Formentera Lady, storica band bolognese che pubblica questo album omonimo. Noi siamo lieti di avere in diretta con noi Maurizio Ferlini. Ciao Maurizio, buonasera. Ciao, buonasera a tutti, onorati, grazie. Grazie a te. Allora, raccontaci un po' di Formentera Lady, questo vostro album, figlio di una band storica del rock bolognese, no? Una band storica, sì, che ritorna un po' come un ciclo vicchiano, se vuoi, qua a Bologna. Abbiamo avuto un pezzo di storia originale dall'85 al 92, poi una lunga interruzione, adesso è storia nuova dal 2008. Abbiamo ripreso, siamo ripartiti risuonando, diciamo, otto dei pezzi storici di una volta, e poi adesso abbiamo fatto questa nuova produzione di cui siamo molto orgogliosi, perché crediamo di aver fatto con le nostre forze un grande lavoro. Bene. Senti, ma che cosa hai trovato di diverso nel ritorno, sia nella musica che gira intorno, come diceva Fossati, sia nel pubblico? Tutto diverso, ma perché siamo cambiati noi, sono cambiato io, siamo cambiati noi, ed è tutto diverso l'approccio che avevi ai 20 anni e quello che puoi avere adesso, ed è cambiato tutto, certo. Tutto quello che poteva essere la scena bolognese, quello che poteva essere il contesto, è cambiato tutto, e non necessariamente meglio, Sì. Non necessariamente meglio.
perché ti trovi comunque, siamo musicalmente parlando, e non è il solito discorso del provincialismo, sì, sai che gli altri sono meglio di noi, però insomma noi se eccelliamo nella moda e nei motori, non sicuramente nella pubblica amministrazione, nella musica, dove siamo quarto mondo, dove siamo solo importazione e riproduzione di modelli di altri. Nonostante questo però Fermentera Lady ritornano con questo disco che è uscito a maggio. Vuoi raccontarci un po' come è nato questo album, con che spirito anche, visto che siete tornati a fare musica? Guarda, questa c'era proprio l'idea di fare un progetto nuovo e se vuoi insomma un po' ambizioso, nel senso di dire, ma insomma siamo convinti di sapere fare tante cose e insomma, voglio dire, il fatto poteva essere una sfida un po' troppo ardita, no? Il fatto di dire, insomma, sai, l'eclettismo a volte può essere criticato al contrario, sì, no? Dice, vai a vedere questi che cosa vogliono fare, sì, no? Però sai, quanti dischi che suonano tutti uguali, no? Quanti sì, autori sì, hai che ti fanno sempre la stessa cosa, la stessa atmosfera, lo stesso giro, no? Tutto uguale a se stesse. E questo è stato un po' il filo conduttore di questo disco. Io penso, credo che ci siamo riusciti, non era facile, però ci sono tante suggestioni, tante influenze, c'è un po' il tutto che riesce a tirare fuori, era come mettere un po' in connessione, no, dei fenomeni diversi, tanti anni di musica e di ascolto, insomma, sì, c'è un po' di tutto. Ascolta, ma questo Formentera Lady, questo album, ha un suo filo conduttore? Te lo chiedo perché raramente i gruppi di rock italiano che cantano italiano tirano fuori poi dei testi che sono così aderenti alla realtà. Nel vostro caso c'è un filo conduttore? C'è un filo conduttore che è dato dall'aderenza un po' a quello che succede. Ma questo c'era un po', se vuoi, anche all'inizio, sì, anche se forse con meno consapevolezza e con magari punte di ironia più spiccate. Però c'è questa aderenza, perché poi alla fine, sai, Formentera non esiste, è la metafora, no, di un'isola che c'è ma che non c'è, perché poi la puoi interiorizzare, no, secondo quella che è la tua esperienza, quelle che sono le tue sensazioni. E ci sono tanti elementi per cui oggi in Parlamento il sesso, le tasse, vabbè, questo era l'elemento scorso, ma ladri, no, riferita a tutta la situazione che abbiamo vissuto e stiamo vivendo, no, come paese in questi anni. Quindi c'è il fatto di riportare sul palcoscenico quelle che sono le vicende anche di un quotidiano e dargli poi una lettura che può essere anche quella dello spot, no? Dello slogan, che può funzionare, perché la canzone ha bisogno poi di questo, no? Senza, certo, diventare banali, senza diventare, però c'è questo tentativo. Non è facile, perché insomma non è facile soprattutto cantare in italiano facendo rock vero, ecco, sì, non vorrei qui eccedere nel personalismo, però insomma crediamo che come costruzione qui si parli di rock. Molte volte, sai, si dice quello è rock, ma in realtà di rock c'è veramente molto poco, non basta avere chitarra distorta per fare rock. Senti, ma una cosa che potrebbe trarre in inganno il vostro nome, Formentera Lady, un brano dei King Crimson, eppure voi non fate progressi, non so se la scelta è dovuta insomma a una sorta di omaggio alla band di Robert Fripp oppure se è casuale. Beh, io so che tu sei un grande intenditore di progressive e credo che qualche traccia di progressive ci sia. Beh, questo ci sì, sono, sì, ci sono qualche inciso, sì, c'è sì, qualche incursione. Beh, c'è un grande amore per i primi dischi dei King Crimson, i primi tre, ti devo dire, e spero non interromperai la comunicazione, più per quello che riguarda me, King Crimson, sì, di Genesis, no? Che qui siamo come le Zeppelin e di Purple, se parliamo di hard rock, no? Ci sono i partiti. Sì. Comunque, sai, qui le corde qui vibravano di più per insomma le cose che facevano Fripp e Sinfield, certo, no? Su queste cose. E, sai, l'idea, devo dire che se la dovessi raccontare esattamente come è stata finirebbe per in realtà banalizzarsi un po', però è la realtà. Cercavamo un nome e ci serviva un nome che fosse latino e anglosassone, che fosse lontano, esotico, ma anche vicino, prossimo, di terra e di mare. Cioè cercavamo una sintesi difficilissima da trovare e quello, se vuoi, è un pezzo straordinario, un disco straordinario, e ci veniva bene, certo. Poi se vuoi, sai, allora forse non avevamo capito che in realtà avevamo preso un brand straordinario, perché sai, usando anche il nome dell'isola, e quello ci serviva. Poi sai,
ci fu anche un'operazione di proto marketing, se vuoi, quando uscimmo per la prima volta in un concerto molto importante a Bologna, c'era una rassegna molto importante allora, e nell'80, sai, 85-86 ti dovevi anche arrangiare, sì, per uscire, e quindi sai, le lady si prestavano anche a una lettura, no, abbastanza, no, ingannevole, sì, quindi sì, noi ci eravamo presentati sui manifesti, nessuno ci conosceva, come quattro ragazze, sì, e la sera quando iniziò il concerto ti puoi immaginare cosa successe, no? Noi infatti decidemmo di mettere i primi tre pezzi in scaletta tutti uno attaccato all'altro, perché sì, non si sapeva poi come sarebbe andata a finire, insomma è andato bene e così è stato l'inizio. Senti, parliamo del presente, l'ascoltatore di oggi dei Formentera Lady, tu come te lo immagini, o meglio, a che tipo di ascoltatore odierno voi vi rivolgete? Ma a qualcuno che abbia voglia di sentire qualche cosa di diverso, nel senso di diverso dal cantautorato, di diverso da Vasco Rossi e da Ligabue, di diverso dalle cose finte che possono essere X-Factor, no? Qualcuno che prova a riproporre appunto un rock piuttosto originale, o se vuoi personale, così lo diciamo, no? È meno impegnativo, sì, personale, però che credo abbia, insomma, sia... abbia qualche voce di enciclopedia dentro, nel senso che riproduciamo dei modelli che crediamo abbiamo, insomma, diventano tuoi, no? Poi con tanti anni di ascolto. Io poi devo dire, ho avuto la fortuna di avere un fratello più grande di me, e mi ricordo quando mi ammalavo alle elementari, che rimanevo a casa da solo, 8-9 anni, mettevo sui dischi dei Jethro Tull, sì, delle Zeppelin, dei Cream. Le cose poi sai, a volte vanno anche così, Certo. Maurizio, senti, noi siamo in chiusura, noi vogliamo ascoltare un altro brano tratto da Formentera Lady, che è Song Mosquito Man, vorrei che ce lo presentassi tu. Sì, senti, questa è la canzone del disturbatore, sì, visto che parliamo appunto, no, tu hai detto benissimo, no, i riferimenti a quello che succede, beh, se tu pensi a che cosa succede nel condominio, considera che c'è una sezione della Corte di Cassazione che praticamente decide solo condominio, sì, immagina che cosa costa questo al nostro paese, no, in termini, certo, aggregati. Pensa che quando scoppia la guerra in Serbia, gli assassini più efferrati, ci sono i servizi dell'Espresso su questo, avvengono per le liti del condominio tra razze diverse. Sì. Allora, questo è il tipico caso del Mosquito Man, quindi l'uomo zanzara, l'uomo disturbatore, che è quello che ha il cane che abbaia, sì, ha i bambini che urlano di notte, c'hai la moglie che fa la lavatrice alle 3 del mattino, capisci? Esatto, sì, sì, no, ed è un fatto reale, no? Purtroppo non sono riuscito a farla in italiano, hai capito? La racconto però in italiano, sì, prima, sì, di presentarla per dare un po' la sensazione, perché ha un po' del nevrotico questa, certo, canzone, no? Con questa battuta, no? Sempre serrata della batteria e questa chitarra ostinata con, sì, quel, sì, suono, no? E quindi questa è la canzone del disturbatore, di quello che ti dà noia, di quello che uccideresti con le tue mani, insomma. Maurizio, noi ti ringraziamo, auguriamo tanta fortuna a te e Formentera Lady, ricordiamo che siamo domani in replica alle ore 17 e che fra poco potrete trovare in podcast sul sito radiocitta.net le tre interviste di questa sera, ovvero OJM, Enrico Falbo e Formentera Lady appena conclusa. Vi invito anche mercoledì sera alla nostra rubrica It's Only Rock and Roll, la seconda puntata di Rock City Nights. Abbiamo cominciato alla grande, dai, possiamo dire, alla grandissima, sì, va benissimo. Direttore, io ti saluto, ricambio, ancora auguri i nostri ospiti in studio, tutti quelli che ci stanno ascoltando on air e via web. Vi salutiamo con i Formentera Lady con Song Mosquito Man. Buonanotte. When you're feeling tired, when you worked all night, he will turn the TV up loud. He will keep you happy with his radios and bikes. You didn't know he was slipping by. Calling on our nerves like no one else.
Radio Città, Rock Night.